Lavori come operaio, impiegato e libero professionista sono ormai fuori moda. I lavori del futuro sono questi e sembrerà incredibile, ma esistono veramente. Ecco quindi a voi i 13 lavori più assurdi che non credevi esistessero. Numero 1. Il dormiglione professionista. È un lavoro sporco, ma qualcuno dovrà pur farlo. Sembra una cavolata, ma prova a pensare a tutti quegli alberghi con tutte quelle camere da letto. È nel loro interesse che il cliente sia soddisfatto, e quale modo migliore per scoprirlo se non quello di farci dormire veramente qualcuno, pagandolo ovviamente. Hai idea di quanti alberghi esistono in Italia? Sono certo che la tua esperienza decennale nel settore onirico ti farebbe assumere subito. E se proprio non vuoi un lavoro continuativo, puoi sempre proporti come cavia all'Istituto di Medicina e Fisiologia Spaziale in Francia. Esatto, cercano qualcuno come te che stia a letto per 2 mesi senza mai alzarsi. E il compenso è di 16.000 euro. Certo, non ci diventi ricco, ma sono pur sempre 8.000 euro al mese. Il problema, però, è vedere se poi riesci a tornare verticale. Numero 2. Codatore professionista. Questo non è un lavoro sporco, ma è estremamente noioso. Ma cos'è un codatore? Beh, è molto semplice. È colui che viene pagato per fare le code al posto tuo. Tu prova ad immaginare quanto tempo della tua vita perdi facendo le code alle poste, al supermercato, dal dottore. Se sommassi tutti quei momenti, probabilmente vivresti un'altra vita. Quindi perché non pagare qualcuno per farlo al posto tuo? Certo, dal medico sarebbe un po' improbabile fare la coda, ma magari se al tuo codatore fai beccare la tua stessa influenza, potresti costringerlo ad andarci e farsi dire i medicinali da prendere. Anche se non vorrei mai essere in lui quando ti verrà un virus intestinale. Numero 3. Creatore di alibi. Ebbene sì, esiste. Come puoi immaginare, è anche molto richiesto. Si può dire in sostanza che il creatore di alibi sia un creatore di scuse. E quante scuse dicono le persone nella loro vita? Con il loro partner, genitori, a scuola, al lavoro, quando più ne hai bisogno puoi chiamare lui, che avrà l'alibi perfetto per ogni situazione. Amore, domenica andiamo all'IKEA? Aspetta un attimo, tesoro! Sì, sì, mi ha detto di andare all'IKEA, che gli rispondo? Ok. Mi dispiace tesoro, ma ho l'allucevalgo. Oppure, impiegato Cesafrulli, ha finito la relazione che le avevo chiesto di spedire alla Sudopoco Mapuzzo SRL? Certo capo, purtroppo però il computer funziona in linguaggio binario e io sono allergico ai treni. Insomma, queste e quante altre perle potrà venderti profumatamente. E tu sei portato per essere un creatore di alibi? Fammi sapere qui sotto nei commenti qual è stata la scusa più assurda che ti sei inventato. Numero 4. Leccatore di francobolli. Praticamente un lavoro statale come impiegato alle poste, ma leggermente più schiavizzato. Sappiamo benissimo che ormai le lettere non si mandano praticamente più, però qualcuno ancora lo fa ed è proprio per questo che questa figura è molto molto ricercata. Nulla, dico nulla, è più performante della saliva di una persona per attaccare i francobolli. Per questo motivo dovrai stare in ginocchio con la lingua di fuori per 8 ore e aspettare che qualcuno ti passi un francobollo. Certo, dopo 8 ore sarai praticamente disidratato e con la bocca più secca del deserto del Gobi. Però ehi, è pur sempre un lavoro con la sua dignità. O forse no. Numero 5. Coccolatore di panda. Si sa che sono in via di estinzione da un pezzo, ci sono meno di 1600 panda in tutto il mondo e ci sono ricerche che attestano che potrebbero non vedere mai l'anno 2050. Quindi provate ad immaginare quanto triste deve essere per loro pensare alla sorte che faranno. Come se non bastasse, la natura gli ha fatto anche un occhio nero. Quindi per combattere la depressione servirà qualcuno di qualificato. E nel caso in cui fossi disoccupato potresti proporti proprio tu. Porta il curriculum a tutte le riserve naturali del mondo e la tua esperienza nel fare i grattini alle persone finalmente si rivelerà utile. E sarai addirittura pagato per coccolare panda. Anche se ho visto di recente il video di Barbascura e non so quanto questo lavoro, insomma, ho rivalutato questo lavoro. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Numero 6. Babysitter di struzzi. Già, avete capito bene, struzzi. Sembra assurdo, ma sì, è così. Gli struzzi sono animali estremamente aggressivi. Potrebbero strapparsi le ali a vicenda, a morsi e scagliare calci rotanti all'infinito. Esattamente come i bambini. Ed è per questo che esiste il babysitter degli struzzi. Questa figura meravigliosa che li tiene d'occhio all'interno di un recinto affinché la loro vita scorra serena. Certo, a repentaglio di chi sorveglia. Ma d'altronde non è forse la vita stessa un rischio? Se questa persona, oltre allo stipendio, alla fine del mese riuscirà a portare a casa anche tutte e 4 le dita, potrà chiamarsi soddisfatto. Aspetta, 4? Aspetta, 4? Ah cavolo, è troppo tardi allora.
Numero 7. Il collezionista di coupon. Questo non è esattamente un lavoro, perché di fatto non si viene pagati, ma si risparmia e non poco. Esistono collezionisti seriali di coupon che non fanno altro che ritagliarli dalle riviste e accumularli spasmodicamente per fare in modo di fare la spesa usando meno soldi possibili. Hai mai visto quei programmi televisivi dove ci sono i couponisti seriali che acquistano centinaia di euro di spesa per poi arrivare alla cassa con tanti di quegli sconti cumulabili che arrivano a pagare solo un euro? Esatto, centinaia di euro risparmiati ogni mese, cioè mangiano gratis per il resto della loro vita. Peccato però che la maggior parte delle cose che comprano poi scada prima di riuscire a mangiarla. Numero 8. Dissuasore di volatili. Venezia, piazza San Marco, uno stormo di piccioni che manco la seconda guerra mondiale assale i passanti, 110 feriti e 5 defunti, ma per fortuna c'è lui. Sentiamo il servizio. Una grossa botta per lo Stato, l'Italia potrebbe risultare un posto veramente pericoloso per il turismo. È in questo caso che entra in gioco lui, il dissuasore di volatili. Il suo compito è quello di presenziare nelle piazze o nelle zone estremamente turistiche con ombrelli e ventagli per cacciare via tutti i volatili che danno fastidio alle persone. Insomma, immaginati, mentre stai passeggiando amorevolmente con il tuo partner e ti ritrovi questo tizio che continua a gridare «Sciò, via! Sciò, via! Via! Su! Su! Ha! Non farmi venire lì, eh!» In sostanza, a un certo punto ti servirà un dissuasore di volatili. Ovviamente perché sarà lui stesso a dar fastidio al posto loro. Numero 9. Ausiliario di pulizia del vomito. Cosa? Questa mi ha colto di sorpresa leggendola. Forse non ci hai mai pensato, ma nei parchi divertimento, secondo te chi pulisce tutte le cose, insomma, che escono fuori dalle persone che si sentono male sulle montagne russe? Certo, alcuni getti finiscono direttamente in faccia alla persona dietro al tuo seggiolino, che funge un po' da paraschizzi, ma spesso accade che la gente decida di esternare tutto tra le proprie gambe, imbrattando tutto l'interno dell'abitacolo. Ovviamente in questo caso nessuno avrebbe il coraggio di raccogliere tutti i residui prodotti dagli sconosciuti. Nessuno, tranne questa fantastica figura sociale. Quindi sappi che quando torni a casa dal lavoro per aver avuto una giornata pesante o da scuola per aver preso un brutto voto, pensa a lui, all'ausiliario della pulizia del vomito, e capirai che forse a te ti è andata anche bene. Numero 10. Ricercatore di palline da golf. Il golf è uno sport molto più giocato di quanto si creda. Pensa che ci sono oltre 90.000 praticanti tesserati solo in Italia. E il campo più piccolo va da 18 buche fino ad un massimo di 216. Hai idea di quanto palline vengono smarrite? No, certo che no, perché è incalcolabile. Indovina un po'. Esatto, esatto, qualcuno deve raccoglierle. E tu, che con il tuo bel curriculum pieno di decennali esperienze come raccoglitore di caccole dal tuo naso, potresti proporti. Purtroppo però alcuni campi da golf sono talmente grandi da avere anche dei laghi, dei boschi, e mi sa che prima o poi dovranno inventarsi anche la figura del ricercatore del ricercatore di palline da golf, e poi ancora il ricercatore del ricercatore del ricercatore delle palline da golf, e così via, così via. Fino a che non sparirà tutta la popolazione mondiale. E così siamo arrivati agli ultimi 3 punti. E se anche tu non sapevi che esistessero questi lavori assurdi, beh, allora metti mi piace e condividi il video con i tuoi amici. Numero 11. Tossire. Tossire e scorreggiare contemporaneamente. L'abbiamo già detto molte volte. Praticamente questa disciplina è un'arte, come ogni arte che si rispetti va studiata. È proprio per questo motivo che esistono figure altamente qualificate per insegnare la nobile arte della puzzetta per evitare figure barbine. L'insegnante a sua volta ha accumulato una serie infinita di brutte figure prima di arrivare allo stato perfetto di dissimulatore di aerofagie con tosse. E se ti ritieni sufficientemente all'altezza, puoi seguire i loro corsi fino a diventare un professionista. Nel caso, io li tengo dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Trovi tutto nel mio sito. Numero 12. Il butta dentro. Questo ruolo è particolarmente diffuso soprattutto in Giappone, ma direi che risulterebbe molto efficace anche a Milano. Esatto, è esattamente come pensi. È il contrario del butta fuori. Assurdo, vero? In questo caso l'incaricato cerca di comprimere in maniera più ordinata e sicura le persone all'interno di una metro, in modo tale da farla diventare un gigantesco contenitore di sardine. D'altronde la maggior parte delle persone saranno anche unte allo stesso modo. Il problema sorge quando una persona che si trova in mezzo alla scatola deve scendere ad una fermata. Insomma, fa prima rinunciarci a pensare seriamente di farsi una vita all'interno di quella metro. E così arriviamo all'ultimo punto, il numero 13, e cioè il tester di ascelle. Già,
Ascelle, sì, quelle che hai sotto le braccia, sì, quelle che in questo momento forse ti converrebbe anche scordarti di avere perché puzzano. E quindi con questo ultimo punto andiamo a toccare un lavoro di fino, si può quasi dire che ci vuole fiuto per fare questo tipo di lavoro. Le case produttrici di deodoranti cercano persone volenterose che si offrano volontari per degustare olfattivamente le ascelle di sconosciuti al fine di capire se il loro prodotto è realmente efficace. Sappi però che nel caso in cui volessi proporti, con la fortuna che hai, probabilmente 9 persone su 11 puzzeranno come delle antilopi putrefatte. Immagina, il primo cliente della giornata ti alza il braccio e tra una liana e l'altra scorgi uno scimpanzé. Avresti il coraggio di fare questo lavoro? Fammelo sapere con un commento qui sotto. Ricordo che tutti questi lavori esistono veramente, tranne uno ovviamente. E se voi invece doveste inventare un lavoro totalmente assurdo, quale sarebbe? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché non si sa mai, magari potrebbe diventare il lavoro del futuro. Niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!